Sembri nervoso. Mi hai sorpreso. Ti credevo in viaggio per la Florida. Ah, beh, ho avuto un contrattempo e ho perso l'aereo. Un vero peccato. Vuoi liberarti di me? No, mi dispiace che tu abbia rinunciato, però magari è meglio così. Non vuoi che me ne vada via? Perché viaggiare su un aereo commerciale? Prendi il jet della Forrester. Certo, cosa mi ero messa in testa? Tu possiedi un aeroplano molto generoso. Dovevo pensarci prima. Troppo impegnato, suppongo. Dirò al pilota di preparare un piano di volo. C'è una pista d'atterraggio vicino alla villa della tua famiglia, vero? Come fai a non ricordartelo? È il posto dove sei atterrato quando sei venuto a trovarmi, quella primavera. La prima volta che hai visto mio padre. Andavamo all'università, l'hai dimenticato quando mi hai chiesto di sposarti. Sì, me lo ricordo vagamente. Quella vacanza non ti è piaciuta? 2 settimane con John Douglas, certo che no. Sì, era una personalità imponente. Direi che era un uomo che intimidiva, posso assicurartelo. Solo perché tu non gli piacevi e tu lo sapevi. Io, d'altra parte, ero innamorata pazza di te. Il mio bellissimo ragazzo dalla mente brillante, il mio artista, così pieno di sogni e progetti. Invece mio padre ha visto qualcosa in te e malgrado tutto ti ha dato i soldi per la casa di moda. Perché siamo qui a parlare di tuo padre? Perché voleva impedirmi di sposarti. Non si fidava di te. E io, al contrario, ero pazza di te. Credevo non mi avresti mai fatto soffrire. Ma mi hai tradito veramente alla fine. Tu e Brooke, tu e Lauren, tu e Sheila, tu e Jackie. Senti, se sei qui per litigare un'ultima volta prima di partire per la Florida, io... No, me ne guardo bene. Io ho accettato le scappatelle molto, molto tempo fa, Eric. Ho capito che si tratta solo di un minuscolo difetto in una persona giusta, morale e buona. Io ho sempre pensato che di base, in profondità, tu sei un uomo onesto. Non ho ragione? Non ti definiresti un uomo onesto? Sì, certo. Ma certo che ti vedi come un uomo onesto. Ho fatto molti errori. Io parlo di un uomo con integrità morale. Ho fatto cose che ti hanno ferito. Sei arrabbiata, io lo capisco. Sei comprensivo, oltre che onesto. Come mi è potuto sfuggire un gioiello del genere? Stephanie, noi non arriveremo da nessuna parte rivangando il passato. È il momento di voltare pagina. Io sono certo che lo capiresti. Se fossi soltanto onesta con me stessa. Onesta come te. Sai, Eric, è così che ti vedono le persone. Le persone con cui lavori ogni giorno, i tuoi figli, i tuoi nipoti. Un uomo di parola. Un uomo di cui ci si può fidare. È così che ho sempre cercato di vivere. È questo genere di persona che ho sempre... Che cosa guardi? La cassaforte è aperta. Stavi cercando qualcosa, Eric? Una busta come questa? Niente da dire? Non mi chiedi neanche che cos'è. Sta meglio in cassaforte. Lo sapevi. Tutti questi anni. Sapevi che esisteva un fondo fiduciario. Sapevi che io... Sapevi che nomina me unica proprietaria della Forrester Creations. Abbiamo costruito la casa di moda insieme, Stephanie, è l'eredità dei nostri figli. È quello che pensavo anch'io, Eric. Ma non secondo questo documento. Quel documento è la maniera di tuo padre di farmi sapere chi era il capo. Non mi avrebbe dato i soldi se non lo firmavo. Eravamo giovani quando l'ho firmato. Molto è cambiato da allora. E tu? Per tutti questi anni hai sempre saputo che la casa di moda appartiene soltanto a me. No, è nostra di tutti e due, Stephanie. Tua e mia. Lo è sempre stata. Tuo padre ha messo i soldi e i miei modelli
ci hanno portato senza fame e successo. Senza il patrimonio della mia famiglia, i tuoi modelli non sarebbero mai non diventati abiti. Non ci provare, abiti. Non ti azzardare a farmi la lezione ora. Non cominciare a darti delle arie con me. Dopo tutte le bugie che mi hai detto e quello che mi hai tenuto nascosto. Sei scivolata qui dentro. Hai aperto la mia cassaforte. Questo documento non ha importanza. È importante per me. Ha un'importanza inestimabile per me. Non ti piace tutto questo, vero? Essere ingannata, essere tradita e manipolata. Io ci sono abituato dopo tutti gli anni vissuti con te. E guardati adesso. Sei diventata una furia per uno stupido documento. Ci puoi scommettere che sono arrabbiata. Ma quello che mi fa davvero andare in bestia è scoprire che l'uomo che ho amato per tutta la mia vita ha recitato con me durante tutto il nostro Vuoi matrimonio. Vuoi che parliamo del nostro matrimonio? No, adesso no. Anche se non avessi già saputo che era finita prima di trovare questo documento. Adesso lo so per certo. Tutti questi anni, dentro quella cassaforte, non hai detto una parola. Puoi biasimarmi, visto il modo in cui reagisci? Il modo in cui reagisco adesso? Se tu me l'avessi detto prima, ti avrei ceduto metà della casa di moda. Te la meriti, mio Dio, Eric. È stato il tuo talento, il tuo fiuto a rendere famoso quello che abbiamo costruito. Per fortuna lo riconosci. Oh, certo che lo riconosco. E vedo esattamente dove stai portando la casa di moda. Diritto sull'orlo della distruzione per le tue pessime decisioni di affari e a causa del matrimonio con Brooke. Brooke ha portato un enorme contributo alla società. Non sarò io a negarlo. Il belief, la scoperta di quella formula è stata molto importante e lei doveva essere retribuita generosamente. Invece, le hai dato metà della casa di moda. L'hai nominata co-direttore esecutivo. Non potevamo permetterci di perdere quella formula, e questo lo sai bene anche tu. Se Brooke avesse portato le sue ricerche altrove, avrebbe rovinato Doveva la società. Doveva essere una mia decisione. È la mia casa di moda. Doveva essere una mia scelta. Stephanie, devi capire bene una cosa. Oh, capisco tutto. E sono stata anche troppo comprensiva per un lungo, lunghissimo tempo. Sono stata seduta per anni a quelle sfilate di moda, ad applaudire i tuoi nuovi modelli. Sono stata una moglie fedele, sincera, affettuosa e devota. Ho tenuto insieme questa famiglia nonostante tutte le indiscrezioni. E tu non sai quante volte. Non sai quante volte ho pensato che il mio amore e la mia lealtà mi avrebbero ripagato. E invece che cosa mi trovo in mano? Brooke ora possiede mio marito e la mia casa di moda. Ti aspetti troppo da quel pezzo di carta. L'ho letto e riletto. Ne ho parlato con i miei avvocati e... Ho parlato con i miei avvocati anch'io. E indovina un po'. Anche con il legale presso cui era il documento, Catherine Chancellor. Il fondo fiduciario. È ancora valido. Quel documento è un cavillo legale. Va contro tutto ciò in cui tu ed io crediamo. No, 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 no. Il fondo invalida ogni singolo passo che la società ha mai compiuto. Invalida la distribuzione delle azioni. Invalida ogni decisione, incluso il nostro matrimonio. Dovresti calmarti e pensare ai possibili effetti di quello che stai dicendo. Oh, puoi credermi, ci ho ragionato molto. Oh, puoi scommetterci che ci ho pensato. Sai, era tutto pronto per partire. Vendere la casa, trasferirmi in Florida, andare a nascondermi e leccarmi le ferite e lasciare te a goderti tutto. Credevo di non avere più niente. La mia famiglia, il rispetto per me stessa, i miei obiettivi. Ma sai una cosa? Ho scoperto che ora ho un obiettivo nella vita. E so anche chi sono esattamente. Ho tutto chiaro adesso. Stephanie Douglas, l'unica azionista della Forrester Creations. No, Stephanie, no, non è vero. Sì. Proprio quando credevo che non ci fosse giustizia al mondo. Questa è la prova. La Forrester Creations da ora ha un nuovo presidente. Ed è il momento di pagare per te.